Salve a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di un argomento dibattuto, affrontato anche nei congressi, in numerosissime pubblicazioni, dove ancora non esiste una soluzione o una risposta definitiva. Innanzitutto un passo indietro. E se io dicessi qual è il nemico della prostata o il nemico dei capelli, il responsabile della caduta dei capelli? Forse ormai molti di noi sanno che è il DHT, il diidrotestosterone. Una molecola che deriva proprio da una trasformazione del testosterone. Noi abbiamo il testosterone, un ormone maschile, presente in piccola parte anche nelle donne, responsabile di tantissime funzioni che abbiamo visto o vedremo in altri video. Una piccola parte di testosterone viene convertita attraverso degli enzimi chiamati 5-alfa riduttasi, viene quindi ridotto, diciamo, in DHT. Tutto ciò che avviene in natura ha una sua funzione. Il DHT serve nell'uomo a dare quel senso di euforia, la presenza di libido, di appetito sessuale, chiamiamolo, e quindi di benessere psicofisico. È una molecola, possiamo quasi dire, psicotropa, ma in effetti agisce anche a livello di altri organi bersaglio per favorire in teoria il loro sviluppo. Ma poi, col progredire dell'età, questa azione potrebbe invece essere responsabile di quella che, tra virgolette, possiamo chiamare patologie, tra queste l'ipertrofia prostatica e l'alopecia. Il DHT quindi è un po' il protagonista di questo nostro incontro, di questo nostro video di oggi, ma il video è dedicato a quelle molecole che possono impedire o ridurre la trasformazione del testosterone in DHT. Quindi, ad esempio, nelle terapie dove abbiamo bisogno di impedire che la ghiandola prostatica cresca ulteriormente o, ed è l'argomento dei dermatologi, non certo mio, non me ne occupo assolutamente, impedire la caduta dei capelli. Ma tralasciamo questo argomento che non è assolutamente di mia competenza. Andiamo quindi sull'ipertrofia prostatica, ma andiamo essenzialmente su queste due molecole. La finasteride è una molecola chimica, quindi sintetica, agisce appunto a livello del testosterone inibendo un enzima. Noi abbiamo due 5-alfa riduttasi. La finasteride agisce su una solo di questi enzimi. In un secondo tempo la scienza ha portato a nostra disposizione una seconda molecola, la dutasteride, che permette che tutti e due gli enzimi vengano bloccati e quindi ci assicura un minor contenimento di questa trasformazione da testosterone in DHT. L'azione terapeutica è sicuramente buona, però una piccola parte dei pazienti può andare incontro a effetti collaterali. Se avete ascoltato, può succedere che in una piccola percentuale di noi l'uso di finasteride o dutasteride porti a una riduzione della libido, a una, non dico depressione, ma una forma di piccola riduzione dell'attività emozionale, specialmente sulla sfera sessuale. Quindi un effetto collaterale importante, che poi chiaramente viene da ognuno di noi vissuto, interpretato, disfunzione erettile, calo del desiderio, scarso appetito sessuale. Quindi poi ogni persona indicherà in maniera diversa le sue sensazioni. Di riflesso abbiamo una molecola naturale, l'estratto di una radice della Serenoa repens, il palmetto seghettato, effettivamente, la palma nana, chiamata anche palmetto seghettato, la molecola attiva è la Serenoa repens. Cosa contiene? Contiene sostanze, tra cui anche acidi grassi, ma essenzialmente i sitosteroli. Questi sitosteroli sono in grado di, non dico simulare, ma agire proprio sugli enzimi, sulle 5-alfa riduttasi, impedendo la trasformazione di testosterone in DHT. Quindi voi direte, vabbè, allora qual è la differenza fra le due? Essenzialmente sull'azione è più blanda. Quindi la Serenoa repens è sicuramente un'alternativa del trattamento, ad esempio, dell'ipertrofia prostatica nel paziente che non ha intenzione di assumere farmaci. Non nascondo che personalmente la uso invece al di là di quella che è la propensione del paziente, con il quale condivido sempre le scelte terapeutiche, la uso come primo approccio, comunque è un approccio non medico, non introduciamo sostanze chimiche e quindi potremo ottenere gli stessi risultati senza comunque introdurre molecole non desiderate nel nostro organismo. La Serenoa repens quindi ha un'azione sulle 5-alfa riduttasi, per tale motivo viene proposta anche dai dermatologi, per il motivo appunto per cercare di contenere la caduta dei capelli. Gli effetti collaterali nel trattamento della Serenoa repens sono sicuramente minori. Nel corso della mia vita di diagnostica ambulatoriale,
mi saranno capitati 2 o 3 pazienti che hanno riferito un disturbo della sfera sessuale dopo la sua assunzione, motivo per cui abbiamo sospeso. Ma in effetti ognuno di noi ha i suoi recettori, ognuno di noi ha la sua risposta alle terapie, quindi ci può stare che questa blanda azione di riduzione dell'attività della 5-alfa riduttasi possa in alcune persone raramente dare dei disturbi simili finasteride. L'azione più blanda da dove lo vediamo? Dal fatto, ad esempio, parlo del mio lavoro, che è un trattamento con finasteride o dutasteride abbassa ad esempio i valori di PSA in maniera notevole, lì di mezza, cosa che non avviene con la Serenoa Repens, quindi sicuramente vi è un'azione a livello cellulare ridotta, ma nello stesso tempo, come appunto stiamo dicendo, è sicuramente scevra o comunque meno diciamo responsabile degli effetti collaterali. Quindi le due sofferenze esistenziali sono queste. Quindi cosa usare? Finasteride o Serenoa Repens? Il primo approccio terapeutico è sicuramente l'uso della Serenoa Repens. Abbiamo visto però che ambedue agiscono a livello della 5-alfa riduttasi con la finalità di impedire la trasformazione da testosterone ad idrotestosterone. Per quanto riguarda la Serenoa, i primi studi in vitro furono fatti nel 1988, mentre nel 1998 la scuola a cui appartenevo, la scuola di urologia italiana del Policlinico Umberto I, fece uno studio importante, facemmo uno studio importante dove si evidenziò in vivo su più di 2300 pazienti come effettivamente l'azione della Serenoa Repens aveva un'azione simile medicinale, diciamo, e quindi riduceva in maniera documentabile l'attività della 5-alfa riduttasi. Questo fu il motivo per cui fu introdotta forzatamente, in maniera forte, nel trattamento terapeutico dell'ipertrofia prostatica, assicurandoci nella maggior parte dei pazienti l'assenza di effetti collaterali. Con questo vi saluto, qualsiasi dubbio scrivetemelo, lo affrontiamo insieme. Su questi argomenti c'è scritto così tanto che alla fine c'è confusione, però ecco, essenzialmente volevo dare questo messaggio. Due molecole quasi identiche, una sintetica con un'azione più forte, una naturale con un'azione più blanda, tutte e due con la finalità di impedire la trasformazione del testosterone in DHT, il nemico, scherzosamente, della ghiandola prostatica e dell'alopecia. Sicuramente la Serenoa Repens ha un margine d'azione più ridotto, più limitato, e ci permette di utilizzarla con più tranquillità. Non vi nascondo che io stesso, ormai da buon 55enne, assumo ormai quasi da 5 anni continuamente la Serenoa Repens. Devo dire, con dei benefici clinici e senza fino ad oggi ripercussioni su quello che può essere lo stato di salute sessuale o di altri aspetti. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.